D'accordo, ok. Ok, stai, ti è arrivata la scatoletta nuova di Guru, la Feeder Box, come l'hanno chiamata? Sì, Fusion Feeder Box. E fammi vedere un attimo come l'hai attrezzata e così la confrontiamo con la mia e vediamo se è più figa la Tackle Box di corda Secondo me è o più la... figa questa perché tu ce l'hai più piccola. Ma più piccolo devi anche saper usare, eh? Vediamo un po', vediamo Giustamente. un po'. Guarda, te la mostro molto volentieri. Come Vai. vedi, bella già carica. È importante le cerniere che in questi casi per questi tipi di accessori devono essere veramente robuste. Altrimenti ti si Si apre apre e mentre la porti un succede. casino. Come vedi, io l'ho settata per le mie esigenze di pesca. All'interno Ok. c'è tutto ed è tutto a portata di mano. Sta cosa arancione? Che è la È guarnizione? una guarnizione, Ah, sì, perché ok. rende la Fusion Box perfettamente impermeabile. In passato la Corum aveva, ma ha tuttora, la guarnizione e la reputo una cosa molto intelligente, specialmente se portiamo robe di piombi, ametti, qualcosa che comunque l'umidità potrebbe rovinare o far arrugginire. Una volta che tu acquisti la scatoletta, questi accessori già ci escono dentro oppure la compro vuota? Allora, ci sono già degli accessori che Ok. escono di default, poi ci sono altri accessori che possono essere acquistati separatamente per arricchire la scelta degli accessori, diciamo. Ok. Allora, parlavi bene prima del discorso dell'umidità che è devastante su determinati tipi di attrezzature. Come vedi, io ho le mie spolette con i miei terminali già pronti e come vedi a vista. Questo perché? Perché il coperchio di È un questa semi colorazione, trasparente. esatto, con questa colorazione fumé È resistente agli UV, se non erro, giusto? perfetto, esattamente. Perciò io posso tenere benissimo la cassetta chiusa, il sole, Non non gli ti succede rovina l'interno, specialmente il niente. nylon. Assolutamente. Ok, C'è tutto quindi all'interno. praticamente questo si può sfilare, giusto? Esattamente. Ah, ok. Puoi modularla a seconda delle tue esigenze. Spostare, fare, dire ogni comparto, ci sono alcuni moduli che Facevano vedere nel video di Guru che praticamente tu la puoi settare in base allo stile di pesca. stile di pesca, Magari il l'ambiente di tuo è un pesca. pochino più laghettaro, oppure diciamo delle tecniche da acquilibere, quindi magari andare a preferire un altro portaspolette perché ti servirà piuttosto che un portaterminali, perché con questo ci usciva anche il portaterminali, quello da terminali a 10 cm, Esatto, quello da classico da method da feeder. method feeder. Quindi tu hai messo le spolette, quindi praticamente questa è robetta che tu usi normalmente. Normale, nelle mie pescate che faccio normalmente, Più esatto. estiva nel caso dei pellet wagler. Sì, che poi tra l'altro Ok. anche in questo periodo mi piace insediare a volte la carpa con la tecnica del Ci può pellet sta wagler. anche l'inverno. Ah, sotto c'è il I doppio pasto. fondo. Sì, doppio fondo con all'interno i pasturatori da distanza. E poi un altro accessorio molto interessante sono queste scatolettine. Questo mi sembra averlo già visto. Hanno un viso conosciuto? Abbastanza, più sul verde. Sono tutte quante col coperchio magnetico, dove all'interno io ripongo la microminuteria, girelle, Ok. sganci rapido e tutto quanto quello che concerne appunto tutto il pacchetto micro. Considerando che hai messo anche le forbici, considerando che hai messo anche qui gli aghetti, qui sotto hai messo i pasturatori. Hai messo i terminali pronti, praticamente è una situazione in cui tu hai tutto ciò di cui hai bisogno per farti, magari ecco, non una gara nel senso di portarsi tantissimo materiale, però hai, diciamo, l'indispensabile per farti una giornata di pesca. Hai tutto quanto qua dentro. Assolutamente sì, e se sei bravo, intelligente, secondo me, a settarla come si deve veramente, puoi portare questa, il materassino, canna da pesca e guadina e ti fai veramente 2 ore di pesca velocissime, non hai bisogno di altro perché all'interno, se ben sistemate e organizzate, c'entra veramente C'entra tutto, sì. praticamente tutto e anche un bel po' di materiale, Sì. nel senso che di metodo tu hai qua i pellet feeder, ce ne entrano tantissimi, è Il una feeder qui è... pescata più che Adesso c'è un sufficiente. minestrone di pasturatori, cioè tra l'hybrid, il pellet feeder e i classici Ok, method c'entra poi hai veramente messo
i piombini da bonfishing e qualche piombetto Esattamente. sia per l'inline sia per Più misurarti il fondale. fondamentale, esattamente. Non è fatto male. Il fatto che noi lo diciamo sempre, il feeder può essere applicato a tanti ambienti, quindi poter intercambiare magari ecco, le spolette che non mi servono in una situazione di naturale, lo vado a sostituire magari con un ulteriore portapasturatori perché preferisco magari fare una pesca in laghetto o comunque sto facendo le fisheries, quindi mi sto concentrando su quell'ambiente. Certo. E quindi io posso modulare, lasciare a casa questa e mettere un portapasturatori. Esatto, avere Era un'altra. molto modulabile, molto Esattamente. E modulabile. poi, insomma, puoi fare ciò che vuoi. Bene, bene. E anche la plastica si sente, Di è ottimo. veramente, veramente ottima. Anche perché deve resistere a sti pasturatori che danno delle bottarelle ogni volta che Bella. viene trasportata. Bella anche esteticamente, semplice, pulita, mi piace Bella, molto. bella. Però la mia è più bella. Perché Vediamo, vediamo. magari ci entra molto più roba, nonostante tu abbia denigrato il fatto che sia piccoletta. Allora, ti faccio vedere la mia di Tackle Box. È molto simile, diciamo, nel pensiero, nel senso che io qui porto tutto. E addirittura è stata inserita anche un portaterminali. È vero, qualcuno dice, vabbè, ma ci metti pochi terminali. Sì, ma immagino di stare in pesca mezzogiornata, una giornata, 10 terminali, penso che siano più che sufficienti. Nello specifico io ho messo degli spinner rig, perché è il terminale che adopero quando faccio delle pescate rapide e non utilizzo tutto il discorso dei sacchetti, altrimenti utilizzerei comunque delle classiche bombette, però quelle me le preparo a casa in anticipo, quindi non c'è bisogno di tenerle qua dentro. Allora, questa parte della scatola ricorda molto la Tackle Safe, perché praticamente è molto similare, sono tutti scomparti già risuddivisi dove c'entra un casino di minuteria. Ho messo dei conetti, ho messo altra minuteria tipo i chicherini che mi possono servire comunque per la produzione, sia colorati che non. Qui ho degli accessori per fare i cioddi. E a differenza della Decol, perché tu l'altro giorno me l'hai vista in borsa, la Infatti, Decol. sì. Allora, la Decol, non avendo questa parte profonda, la adopero esclusivamente quando non produco i terminali, quindi in una situazione di una notte, quindi le 24 ore classiche, comunque avendo già 10-15 terminali già belli che fatti, non ho la necessità di portarmi dietro le bobine per fare i terminali. Invece in questo caso qui ho la possibilità, avendo il fondo, di avere all'interno sia la minuteria piccola e sia diciamo i filati, per esempio. Infatti qui i nuovi filati di corda vengono già venduti con delle confezioni quadrate che fittano perfettamente. Poi hanno sta figata di avere questa linguetta dove c'è scritto sopra sia il tipo di terminale, il libraggio, Pazzesco. e ti permette di, una volta alzato, di poterli sfilare anche come in questo caso dove praticamente è full, è totalmente pieno. Quindi qui ci Pazzesco. sono tre terminali che di solito uso di più: il Supernatural, il Dark Matter e il Bait Floss per le pop-up. Poi c'è un piccolo porta LEDcore mini per quelli, diciamo, che mi possono servire nell'immediato. E ho altre scatolettine, ma veramente questa è un surplus. Sono delle scatolettine che comunque sono porta minuteria, che potevo mettere tranquillamente qua. È vero, c'è spazio, però magari le posso sfilare e tenere su un tavolino, mentre qui devo avere comunque sul tavolino tutta la scatoletta. Mentre in questo caso posso produrre dei terminali,
o degli accessori da terminale senza avere tutta la scatola sul tavolino. Praticamente è un piccolo laboratorio questa tua. Qui ti porti tutto quanto dietro. Come nel tuo caso riesci a portarti tutto dietro, anche nella Tackle Box hai la possibilità di avere tutto quello che ti occorre, magari associandola con una Compact 140, quindi una borsetta, sempre di corda, dove magari ecco una crimpatrice me la vado a mettere lì. Perfetto. Oppure mi ci metto le bobine da snag, che sono comunque molto grandi e non entrano qui dentro. Quindi questa più un'altra borsettina e siamo, diciamo, siamo sicuri di avere tutto quello che ci occorre e di non dire cavolo, l'ho lasciata a casa. Anzi, cazzo, l'ho lasciata a casa. Questa è quella che tu ti ricordi. La conosci? È praticamente la tua, però in versione più grande. Vabbè. Esatto. Giustamente anche. Nelle dimensioni, soltanto quelle, perché in questo caso ho io le dimensioni più grandi. In questo caso vinci tu, sì. E questa, vabbè, qui ce ne entrano un paio ogni scomparto, quindi in realtà ce ne entrerebbero anche sei. Però veramente riempire una scatoletta del genere ci vuole un sacco di minuteria che magari io attualmente non adopero. Qui ci sono le LED clip, quindi robetta un pochino più grande. Qui mi sono fatto invece un piccolo kit per lo Zig, dove ho messo, questa è una scatoletta da 9 scomparti. Come? Quindi esatto, ne hai 6 sopra e 3 sotto. Pazzesco, bellissimo. E dove ho messo un po' di accessori per pescare a Zig. E poi le forbicine, l'immancabile accendino, anche se non fumo, però lo utilizziamo per il bait floss, la protezione per il dito, un dark matter e qualche aghetto. C'è qualcosa che mi posso prendere, che mi può servire? Allora, in teoria no, in pratica tanta robetta, tipo gli aghetti li potresti usare tranquillamente. E questa scatola è veramente un portatutto, quindi la minuteria la metti completamente. Ha la chiusura magnetica, a differenza della tua, e quindi ha un'ottima chiusura e se ci fai caso, io lo stavo notando prima, ha delle cerniere importanti, anche questa, come le tue, che sono molto molto voluminose, ma perché devono reggere comunque lo stress anche della minuteria, certo. Quindi del peso della minuteria. E un'altra figata è il portaterminali, se ci fai caso, non ha i pins classici. Infatti ho visto che c'ha una sorta di magnete. Ma un magnete, perché ovviamente c'è plastica, quindi non si può bucare. Bello. Mi piace anche molto la texture che c'ha il... Ha un effetto sopra, sì. Peach skin molto bello, sì. Bello, è piacevole. Questa c'è anche nella Tackle. Nella Tackle Safe, esatto, sì. E ritroviamo anche in questa. No. E poi anche qui, come la tua, si può modulare, quindi possiamo decidere sia di usare del, diciamo, altra porta minuteria, oppure possiamo usare lo scomparto per metterci materiale tipo altre bobine. Questa è la bobina da Zig. Okay. E poi ci sono le bobine da magari da boom, del boom, che comunque sono grandi come questa. Quindi utilizziamo questo scomparto. Qui ho un'altra scatoletta, a differenza di questa è da 2, 4, 6, 8, 16 scomparti. Addirittura? Sì. Vedo che anche la forma è completamente diversa rispetto alle altre, giusto? Esatto. E questa ha tutti gli scompartini piccoli piccoli, dove all'interno ho messo la robetta veramente micro, tipo gli o-ring oppure le girelline, stick clip, robetta che in ogni scomparto comunque tranquillamente ci mettiamo dalle 2 alle 3 confezioni di quel prodotto, quindi veramente ci portiamo dietro materiale per pescare per settimane. Ed è anche un discorso che può essere adoperato magari quando uno la minuteria la lascia in macchina e poi va a pescare magari con una Tackle. E quindi io qui so di avere tutto, la ripongo a casa quando torno da pesca, quando vado a pesca la lascio direttamente in macchina e porto dietro l'indispensabile, quindi senza
necessariamente doverla portare fisicamente sulla postazione, perché posso decidere di avere anche una tackle safe come spola per portarmi quello che mi occorre e lasciare tutto l'imbarazzo dentro il cofano della macchina.